Devi morire. Aspetta, devo dirti qualcosa. Ti prego, abbi pietà. Si può sapere che diavolo vuoi? Ma perché non vuoi deciderti a lasciarmi in pace? Vedi di andartene via, brutto cagnaccio! Qui la redazione, abbiamo notizie urgentissime da mandare in onda. Neanche per sogno, i programmi vanno rispettati. Mancano solo 4 secondi all'inizio di una storia per voi. 3, 2, 1. Ma che sta succedendo? Non riesco a stabilire il contatto. Ehi. Guarda che roba. Mi piacerebbe proprio sapere che cavolo stanno combinando quelli. Non si era mai vista una cosa del genere. La trasmissione è interrotta. Diavolaccio, un uomo ridotto in polvere, sono distrutto. Faresti meglio a non avvicinarti troppo. Faccio esercizi di respirazione. Un essere umano ridotto in polvere in un solo istante. Nemmeno la scienza moderna è in grado di spiegarselo. Ma non vi ricordate più del mondo dei Gidoroni? Il mondo dei Gidoroni? Io mi ricordo di come venivano uccisi i vecchi microidi. Col ghirolo. Proprio così. Mi ricordo come se fosse ora. Il vecchio microide di 74 anni che è stato ucciso col ghirolo. Si sente bene? Susi, faccia coraggio. Non importa, tornate subito al vostro posto se non volete che vi puniscano. Oh, che disgrazia, i Gidoroni ci trattano come bestie da somma. Sento che sto per morire, grazie per la vostra comprensione. Non dica così, avanti, si faccia coraggio. Oh, come vorrei che ritornaste nel mondo degli esseri viventi, questo non è il posto per voi. Voglio restare con lui. Tu puoi capire ciò che proviamo, a meno che tu non sia una bestia. Non posso. Oh. Tornate ai vostri posti. Avanti, muovetevi. Non posso tollerarlo. Oh, un momento solo. Coraggio. Mi dispiace proprio, ma dobbiamo lasciarlo. Yammer. Perché non lo frusti? Non dovresti provare nessun sentimento come simpatia, dispiacere, partecipazione. Non sei che uno schiavo. Ma che cos'è? Ehi, ma che cosa stai facendo, eh? È inutile. Accidenti, brutto seguace dei Gidoroni. Hai sempre cercato di farti bello con loro maltrattando noi altri. Sì, signore, capo della sezione S. Basta così, se non vuoi che ti colpisca ancora. Prendimi a calci, colpiscimi come vuoi, signore. Sì, va bene. Avanti se proprio lo vuoi. Salve! Lui è Ghirol, il boia dei microidi. Uccide tutti quelli che non possono lavorare perché sono vecchi o malati. Gli inietta un potente veleno e poi li colpisce con una scarica elettrica ad alta frequenza.
E così quei disgraziati spariscono, riducendosi in polvere, poveretti. A lui hanno fatto la puntura, ma non gli è successo proprio niente. Guarda bene. Sì, è vero. È opera di Girol. Girol ha cominciato ad attaccarci. Svelti, muoviamoci, Yamar. Cerchiamo di scovarlo, altrimenti gli esseri umani scompariranno dalla Terra. Svelti, in volo! Muoviti, Mamezzo! Un momento, per favore! E adesso? Come faremo a trovarlo? È un problema molto serio. Devo concentrare tutte le mie energie e vedrai che ce la faremo. Purtroppo non abbiamo nessuna traccia che possa guidarci al suo nascondiglio. Comunque gli è stato ordinato di ucciderci, perciò sarà lui a venire da noi. Sentite, ho un'idea. Non si potrebbero vincere i Gidoroni con il karate. Il karate? Ho saputo che Manabu frequenta un corso accelerato di karate. Un corso accelerato? E chi sarà il suo istruttore? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Avanti! Correre, correre! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Guardali, c'è anche Manabu, andiamo! Aspetta, non è questo il momento di andare a giocare. Silenzio! Mi pare di sentire qualcosa. Eh? Cosa? È un'onda sonora che mi è familiare. L'emittente di quest'onda si sta avvicinando a noi. Yamar, puoi sentirla con le tue stesse orecchie? Maledizione, fanno troppo chiasso e non riesco a sentire niente. Ehi, lasciami, voglio andare con loro io. Ah! Ma mezzo, noi seguiremo il suono. Tu pensa a portare con te l'aereo. Andiamo! In volo! In volo! Può trovarci molto presto. Che cosa si potrebbe fare? Non lo so, ma non preoccuparti. Yoho! 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 Lasciatemi! Lasciatemi! Bene, l'allenamento per oggi è finito. Ehi, ma che sta succedendo lì? Cosa vuoi? Vuoi farmi qualche scherzetto? Aspetta! Salve, Manabu! Salve, Yamar! Hai fatto progressi col karate? Non so battere ancora tutti gli avversari, ma miglioro ogni giorno di più. Dove si è nascosto, Girol? Guardatemi come faccio le mosse del karate! Che succede? Mi emoziono in pubblico. Girol. Yeah! È là.
tanto lontano che non posso attaccarlo. Prima che arrivi laggiù, forse avrà già tagliato la corda. Comunque devo cercare di raggiungerlo ed eliminarlo una buona volta, altrimenti ucciderà Manabu con l'alta tensione. Yeah! Manabu, grazie tante, è molto bello. In questo modo potrai respingere gli attacchi dei Gidoroni. No, purtroppo non ho ancora molta esperienza, ma dimmi, dove è andata Agea? Sta sorvegliando qui intorno insieme con i compagni. Stanno cercando di scoprire il posto dove si è nascosto. Girol? Già, vedi, forse qualcuno dei Gidoroni potrebbe essere nascosto qui intorno. I Gidoroni? Yeah! Su, vieni a combattere, avanti! Coltello microide! Avanti, tanto so chi sei, mostro! Raggio microide! Sarà bene concentrare gli attacchi su di lui. Il suo punto debole è là. Fermo! Voglio attaccarlo alle spalle. Oh, diavolo, l'alta marea. Accidenti, la marea sta salendo. Credo che per oggi possa bastare. Dannazione, non è possibile. È andato via. Manabu non lo sa, ma quando le sue antenne si accenderanno di nuovo, lui morirà. Temporale in arrivo. È proprio un guaio per Yammer. Per favore, state zitti, altrimenti non riesco a sentire la frequenza di Girol. Ehi, gabbiani, andate via. Abbiamo troppo da fare per giocare con voi. Oh. Ma è Girol. Io non c'entro per niente, stavo solo passando e non c'è nessuno. Vuole che vada a vedere come vanno i lavori? Lei conta troppo su di me. Ma che roba. Mamma mia, che paura! Yammer! Ma mezzo! Yammer, ho visto dove si trova Giro, là! Ok, andiamo! Sì, lo so, farò del mio meglio. Fantastico! Si muove come un uccello. È là, proprio come dicevo io. Coraggio, facciamo presto! Ho visto Girol strisciare in quel buco. Sono sicura che c'è un'altra uscita. Ok, voi due, Agea e Mamezzo, cercate di bloccare l'entrata con l'aereo. E fate attenzione, io invece vado dall'altra parte. Ti auguro buona fortuna. Coraggio! All'attacco! In volo! Girol, questa volta non hai scampo. Ehi, che cosa dice? L'autostrada sta cadendo. Allora sarà necessario bloccare il traffico con un candelotto fumogeno. Girol è laggiù. Oh!
Raggio microide! Se il buco fosse stato più grande avremmo potuto attaccarlo con l'aereo. Microide! Ok. Raggio microide! Non potrai sfuggirmi. Ti ucciderò. Dov'è il candelotto fumogeno? Fermatevi! Fermatevi! Non andate avanti! Fermatevi! Oh, state fermi! Aspettate! Aspettate! Aspetta! Non ti avvicinare! Sono sicuro che fra poco crollerà! Attento! Guardate, un uomo insetto! Ha fatto precipitare il camion! Facciamolo fuori! Sì, eccolo! Oh, accidenti, non ce la faccio più! Che meraviglia! Gli esseri umani non capiscono nemmeno che noi lottiamo per loro mettendo a repentaglio la nostra vita! Non importa, lascia pure che lodino Manabu per avere fatto il suo dovere. Va bene, ricordati, noi non abbiamo usato tutte le nostre energie per ottenere le loro lodi, ma mezzo. D'accordo, come non detto. Autostrada numero 3 è crollata alle 14 di oggi. Non si registrano vittime per l'eroico comportamento di un ragazzo che ha dato l'allarme. いつもどこからともなく現れ、ヤンマとマメゾウを痛めつけるガガンボ。いや、そこにはもう一人、不思議な少年、ルリボシがいた。それ、アゲハ！マメさん！やはり来たな、来たとも。お前たちは何者なんだ？一体俺たちを、俺たちをどうしようというのだ！三人の命が欲しいのだ。俺がやる、手は出すな。頼むぜ。よっしゃ！ミクロイドビーム！開口！ヤンマ、しっかり！果てしなく続くヤンマとルリボシの激しい戦い。ところが突然、ルリボシの味方のガガンボがなぜか仲間のルリボシを攻撃してきた。死ね死ね。
しい。ただ驚くばかりで手の施しようがないヤンマ。苦しい。どうした、どうしたんだ。苦しむルリボシは何者なのか、ガガンボはどこへ行くのか。話はこれから2点3点。次回ミクロイド S 眠れ愛の戦士よにご期待ください。